Nasce a Oleggio Elfolandia, questa nuova realtà in grado di dare ospitalità sia ai più piccoli che ai genitori. Beh, Elfolandia innanzitutto è un sogno che abbiamo veramente da diverso tempo e nasce proprio da un'esigenza che abbiamo sentito innanzitutto noi come genitori e poi abbiamo riscontrato in moltissime famiglie, che è proprio l'esigenza di portare i bambini a giocare, in particolare in inverno quando comunque fa molto freddo e non si può portarli al parco, un posto dove possano divertirsi, stare bene e possano star bene anche i genitori, perché la nostra idea è proprio quella comunque di far rilassare i genitori. Noi abbiamo una parte con i divanetti, le riviste, la musica e tanto comunque si gioca in tutta sicurezza, ci sono i cancelli chiusi, quindi uno può, ci vuole sempre la supervisione di un adulto perché non siamo un baby parking, attualmente non offriamo ancora questa possibilità. Però effettivamente è un po' come non averli, cioè i genitori qua chiacchierano, ci sono delle mamme felicissime che dopo tanto tempo sono riuscite a stare insieme, a parlarsi, poi diamo anche la possibilità di mangiare, infatti siamo aperti il venerdì, sabato e domenica fino alle 10:30 e sempre il sabato e la domenica anche negli orari del pranzo, proprio perché è difficile, abbiamo riscontrato la difficoltà di molti genitori di mangiare tranquillamente in un ristorante con dei bambini piccoli, è praticamente impossibile godersi un pranzo. Una cena. Un'ultima cosa è che abbiamo delle stanze per le feste di compleanno oppure altri eventi, anche battesimi, anche comunioni, infatti abbiamo già molte prenotazioni perché un'altra esigenza era questa di uno spazio per fare i compleanni. Sicuramente è un'iniziativa nuova, una struttura abbastanza grande, capiente, ma soprattutto io penso ad un servizio che viene reso alla cittadinanza. Ci sono molti genitori, molte famiglie che a volte rinunciano a vivere una sera a teatro, una sera in pizzeria perché a volte sono in difficoltà con i figli. Qui possono trovare un'area molto accogliente per i bambini, attrezzata davvero benissimo in un luogo molto vicino al centro. Quindi io sono contento che si sia avviata questa nuova iniziativa e sono abbastanza ottimista su quello che sarà la riuscita.